Miullis per i pazienti fuori regione, la provocazione del Tribunale del Malato Lucano, la Puglia fa bene, piuttosto la Basilicata si assuma le proprie responsabilità. Covid, i dati della pandemia in Basilicata e il rapporto settimanale di Gimbe. Scanzano Ionico, Altieri diffida i presidenti di sezione perché adempiano la proclamazione degli eletti, nominato intanto il commissario straordinario. Assemblea dell'ANCI a Parma, gli interventi di Draghi, di De Caro, dei sindaci di Potenza e Andria. A Matera ha presentato il piano del marketing turistico della Basilicata 2022-2026. L'ospedale di Acquaviva delle Fonti blocca i pazienti non residenti in Puglia. Dura e provocatoria la reazione della responsabile lucana del Tribunale dei diritti del malato. La Puglia fa bene, piuttosto la Basilicata si assuma le sue responsabilità. La Regione Basilicata si deve assumere le proprie responsabilità, perché sono degli irresponsabili di fronte alle patologie dei cittadini. Non usa mezzi termini la responsabile lucana del Tribunale dei diritti del malato, Maria Antonietta Tarsia. Sono inevitabili le ripercussioni sui lucani in cura al Miulli di Acquaviva delle Fonti dopo la decisione dell'ospedale ecclesiastico di bloccare dal prossimo 15 novembre i pazienti residenti al di fuori della regione Puglia. Lo stop, precisano dal Miulli, riguarda sia le prestazioni di ricovero che quelle di day service e di specialistica ambulatoriale. Anche le prestazioni attualmente già prenotate non potranno dunque essere soddisfatte. Per riattivare i servizi per i non pugliesi è stato superato il tetto di spesa. Servono 1.300.000 euro per i lucani e 700.000 euro per i calabresi. La Regione Basilicata non riesce a sopperire alle richieste dei cittadini lucani e la gente giustamente va fuori regione. Fuori regione significa che ci sono quattrini della Basilicata che vanno in Puglia. Adesso la Regione Puglia ha deciso che deve chiudere l'affluenza dei lucani e secondo me fa anche bene. Sono tanti lucani che si curano in Puglia. Ma tantissimi sono, compreso pure me. Sono stati stanziati dei soldi per far sì che le liste d'attesa si azzerassero o quasi e non è stato fatto niente. Specialmente le persone che hanno i tumori a 0,48, che hanno. Bisogna chiedere il piacere al medico se gliela fanno il riscontro, se gli fanno il controllo. Cioè, assurdo, una cosa assurda, mai visto, mai verificato in Basilicata un disservizio in questo modo, mai in tanti anni. Senta, chi viola di più il diritto alla salute, la Puglia che chiude o la Basilicata? No, è la Basilicata, cara, la Basilicata in primis. Ma capiamo bene cosa è accaduto e qual è l'origine di questa decisione col direttore sanitario del Miulli, la Daga. A partire dal 15 novembre le prestazioni extraregionali erogate dall'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti saranno sospese, comprese quelle già prenotate, poiché è stato superato il tetto di spesa relativo a tali servizi per il 2021. La struttura ha dichiarato di aver inutilmente atteso risposta di carattere formale o informale dalla Regione in merito alla possibilità di poter aumentare il tetto relativo alle prestazioni. Come si calcola il budget? Il budget in base alla legge finanziaria del 2016 è stato congelato ai valori del 2015. L'ospedale Miulli nel 2015 non aveva alcuni servizi sanitari e alcune specializzazioni dal punto di vista di tecnici. Nel mese di settembre noi abbiamo comunicato alla Regione Puglia, che è la nostra interlocutrice, che avevamo esaurito il budget, abbiamo fatto delle note che credo la Regione Puglia abbia trasferito alle regioni limitrofe per accordi di confino, così si chiamano, credo che non abbiano avuto risposte e quindi siamo stati costretti, dopo aver superato abbondantemente quanto dovevamo fare, a interrompere le prestazioni fino a nuova ordine. Faremo di tutto per risolvere quanto prima la situazione, ha spiegato ancora Monsignor Domenico Laddaga, delegato del governatore dell'ospedale Miulli. Noi cercheremo di fare il nostro meglio. Abbiamo già
superato il tetto di spesa, tutte le cure in corso si porteranno a conclusione. Le nuove non le possiamo cominciare, speriamo che ci sia qualcuno che ci ascolti, perché l'attività del Miulli è a pro non soltanto dei cittadini pugliesi, ma anche dei cittadini delle regioni limitrofe, cioè noi non mettiamo limite, soltanto che c'è una situazione politica che privilegia le strutture del nord e non fa crescere le strutture del sud. I dati sulla pandemia in Basilicata, aumento dei casi del 18% nella settimana dal 3 al 9 novembre, una performance in peggioramento, ma restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, il 7%, in terapia intensiva, 0% occupati dai pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, riferisce il report della Fondazione Gimbe, pari al 76,8%, a cui aggiungere un ulteriore 2,5% solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 20,7%, quello con dose aggiuntiva dell'8,1%, la media in Italia è del 43%. Intanto 25 dei 545 tamponi molecolari esaminati nelle ultime ore in Basilicata sono risultati positivi. Altre 19 le guarigioni di persone residenti in regione. Torniamo sulle elezioni a Scanzano Ionico. Altieri diffida i presidenti di sezione perché adempiano alla proclamazione degli eletti, nominato intanto il commissario. Mario Altieri, in qualità di sindaco eletto nel comune di Scanzano Ionico, intima e diffida l'adunanza dei presidenti di sezione per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale di proclamare eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Con un atto di diffida, insomma, rivendica la sua posizione. Mario Altieri ha riscosso il 52% delle preferenze, ma la proclamazione a primo cittadino è stata immediatamente sospesa per rilevate condizioni di incandidabilità e per il parere del presidente del Tribunale di Sorveglianza, acquisito dalla Prefettura di Matera, secondo cui la riabilitazione a ricandidarsi non includeva la sentenza della Corte d'Appello di Potenza del 16 novembre 2012 di conferma della sentenza di condanna per abuso d'ufficio in concorso emessa in data 25 novembre 2010 dal Tribunale di Matera, irrevocabile il 17 gennaio 2014. L'incandidabilità era stata sollevata in primis dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Ha annunciato fin da subito che avrebbe preso provvedimenti Altieri e l'ha fatto, non solo con la diffida, ma si legge ancora nell'atto, intimando l'organo, l'adunanza dei presidenti di sezione, che in assenza della celere proclamazione alla carica di sindaco si riterrà responsabile di tutti i danni subiti, anche di carattere morale, soprattutto in ragione di un provvedimento di riabilitazione insindacabile, senza contare ancora l'intenzione di far valere le proprie ragioni erariali per i danni causati all'amministrazione comunale, come si legge in chiusura del documento. Intanto il comune è stato commissariato ed affidato alla viceprefetto in quiescenza Rosalia Ermelinda Camerini, provvedimento della prefettura di Matera per il quale potrebbe arrivare il ricorso al TAR della Basilicata. Prosegue l'Assemblea Nazionale dell'ANCI. Lei lo ricorderà, Presidente, quando ci siamo incontrati per la prima volta, noi le facemmo una richiesta, le dicemmo per la campagna vaccinale ci vuole un'operazione militare. Lei ha ammesso un generale che si è occupato della campagna vaccinale. Lei, Presidente, è concreto come noi sindaci. Ecco, se riusciamo a individuare una percentuale sul progetto, la sceglie il governo, la facciamo scegliere al ministro Brunetta. Il 5, il 4, il 3, non lo so, scegliamo una percentuale. Sulla base di quella percentuale, e noi assumiamo, provate a fidarvi dei sindaci come avete fatto fino ad oggi. Non credo che i sindaci, per dare attuazione al PNRR, per fare delle opere pubbliche, assumeranno un educatore o un assistente sociale. Provate a fidarvi, non ve ne pentirete, Presidente. Mettiamo a disposizione delle amministrazioni vari strumenti, dall'assistenza tecnica sul territorio alla possibilità di reclutare personale. E qui dovremo tenere sicuramente conto del suggerimento dato dal sindaco De Caro, perché effettivamente
Almeno 1.000 esperti aiuteranno gli enti territoriali ad attuare il piano. Verranno distribuiti nelle varie aree del Paese per semplificare i processi e rafforzare la capacità progettuale delle amministrazioni. I comuni sono i luoghi in cui i cittadini incontrano la politica e la pubblica amministrazione. Voi sindaci rappresentate l'unità d'Italia nella sua magnifica diversità. Un legame che resiste al passare del tempo, grazie alla vostra credibilità di amministratori abili e capaci. Rinsaldato dalla passione disinteressata che mostrate per la vita pubblica. E reso attuale questo legame dalla vostra capacità di tradurre in obiettivi concreti una visione ideale. Di queste qualità di voi sindaci oggi più che mai non possiamo fare a meno. Grazie. È finito? Tra gli interventi anche quello del sindaco di Potenza. Rivoluzione verde, transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità sostenibile e poi il ruolo dei sindaci delle grandi città in tempo di pandemia con le testimonianze di Beppe Sala e Roberto Gualtieri. Sindaci e istituzioni centrali rappresentate ai massimi livelli, ne hanno parlato anche durante la seconda giornata dell'annuale assemblea dell'ANCI che culmina oggi con la relazione finale di De Caro e l'intervento del presidente Draghi. Quella di Parma di quest'anno potrebbe essere ricordata come la storica assemblea che ha preparato i sindaci italiani ad affrontare le sfide del PNRR con l'obiettivo di ricucire tra loro le aree del paese più lontane, riportando così l'Italia tra le grandi d'Europa. Con questo spirito, nella terza e ultima giornata si sono confrontati, tra gli altri, anche i sindaci di Andria, Giovanna Bruno, e di Potenza, Mario Guarente, che hanno affrontato il tema della coesione territoriale per un paese unito con gli altri colleghi del Nord Italia. Allora, come si fa in un comune in predissesto a immaginare azioni che possano dare il via alla coesione territoriale per un paese più unito? È un po' come se mi si chiedesse di correre con una gamba soltanto a fianco di chi di gambe per sua fortuna ne ha due. Io ho il 50% del personale, ho un unico asilo nido, a proposito di asili nido, chiuso perché non c'erano più risorse. Sono sindaca di una città che è quella entrata in tutte le case del mondo quel tragico 12 luglio del 2016, quando c'è stata la strage ferroviaria, la più grande che sia stata conosciuta nella storia della nostra Repubblica. E allora c'è un divario tra Genova con il Ponte Morandi che in tempi, diciamo, congrui viene ricostruito e la mia ferita ancora aperta. Perché Potenza è un comune che non versa in una condizione di predissesto, ma che è appena uscito dal dissesto. Io credo che la pandemia che abbiamo vissuto, tra le sue mille sfaccettature negative, abbia avuto due aspetti positivi. Il primo, quello di rafforzare, di rinsaldare i rapporti innanzitutto nelle comunità e tra le comunità. Il secondo aspetto importante è quello di aver chiamato tutti gli amministratori ad una grande responsabilità e averli invitati ad imprimere un'accelerazione importante rispetto alle politiche che devono essere attuate, soprattutto a tutela e salvaguardia delle fasce più deboli. L'economia in Basilicata, oggi la presentazione del rapporto della Banca d'Italia. Tra le economie regionali, nei primi 9 mesi 2021, quella lucana, in linea con la media nazionale, ha recuperato in parte il calo registrato nel 2020, beneficiando dell'allentamento delle misure anti-Covid e dei progressi nella campagna di vaccinazione. La crescita ha riguardato tutti i principali settori e quanto emerge nell'ultimo aggiornamento di novembre, redatto dalla sede di Bari della Banca d'Italia, con la collaborazione della filiale di Potenza. L'industria, nonostante il meno 8,1% e meno 25,6% di produzione in meno di petrolio e di gas in Val d'Agri, il loro valore complessivo è aumentato per il costo delle materie prime. Bene le esportazioni, per tre quarti di mezzi di trasporto. Stabile l'automotive, dove si risente della crisi di microchip. In positivo anche le costruzioni, grazie alle agevolazioni fiscali, servizi collegati al turismo, con più 24,8% di pernottamento
pagamenti comunicati da APT Basilicata e sia la condizione delle imprese, con saldo del 54% tra la quota di chi prevede di chiudere l'esercizio corrente inutile e chi in perdita. Il mercato del lavoro nei primi 8 mesi con 8.000 contratti di lavoro dipendente in più rispetto a 2019 e 2020. Non da ultimo, ottimi dati nell'intermediazione finanziaria, con il 33,6% dei mutui concessi e poi il 6,7% di crescita dei depositi di famiglie e imprese. Per le imprese questa fase di continuità del credito sarà meno, diciamo, accentuata rispetto a quello che invece avviene per le famiglie, nei confronti delle quali la ripresa del ricorso ai mutui e quindi agli investimenti nel settore abitativo, complice ed anche beneficiante la rivitalizzazione del settore delle costruzioni, ha consentito questo famoso rimbalzo del settore stesso, nonché il rimbalzo nel credito al consumo che sta beneficiando di quel recupero, anche se solo parziale, rispetto ai dati di forte calo che avevamo rilevato nel corso del 2020. Crisi dell'indotto Stellantis dello stabilimento di Melfi, tornano le assemblee dei lavoratori e dei sindacati metalmeccanici, oggi nuovo presidio davanti ai cancelli della fabbrica, alla presenza anche dei segretari regionali di CGIL, CISL, UIL, Summa, Cavallo e Tortorelli. La settimana scorsa si sono tenute altre due assemblee, l'obiettivo è la tutela dei posti di lavoro. L'azienda continua a parlare di 4 nuove linee di produzione, quando 6.000 tra diretti e indiretti, spiegano i sindacati, sono in piena crisi aggravata dalla pandemia. Ora la presentazione del marketing turistico della Basilicata 2022-2026 ieri pomeriggio a Matera. Promozione e destagionalizzazione, questi punti al centro del piano di marketing strategico turistico della Basilicata per il quinquennio 2022-2026. Lo ha illustrato a Matera il direttore generale dell'APT di Basilicata Antonio Nicoletti nel corso del primo degli incontri di presentazione con gli operatori turistici della provincia di Matera e alla presenza del presidente della giunta regionale Vito Bardi, dell'assessore regionale alle attività produttive Franco Cupparo e di Giancarlo Dell'Ara, che ha contribuito alla realizzazione del piano. Il piano si prefigge di promuovere il turismo sia sul piano geografico che in un'ottica di destagionalizzazione. Questo può avvenire considerando la Basilicata come un continuum territoriale, superando la logica degli itinerari. Ciascun luogo di interesse turistico diventa uno snodo che il turismo può scoprire e fare esperienza. Parte importante avranno i nuovi strumenti di comunicazione e di promozione, ma anche il ruolo degli operatori territoriali. Si parte con risorse per 4,5 milioni di euro per i programmi del piano di azione ripresa in Basilicata e ambiente della regione Basilicata. Il documento prevede aperture su nuovi mercati esteri, investimenti in vari settori, dal wedding ai cammini, al turismo dell'avventura e un'attenzione al turista come viaggiatore e come persona. C'è una solida base di condivisione, più di 2000 km percorsi in Basilicata, oltre circa 25 località visitate dal professor Dall'Ara, in aggiunta ovviamente a quelle che noi conosciamo molto bene, e 80 all'incirca operatori pubblici e privati che sono stati consultati in questi scorsi mesi, e quindi oggi è un momento importante perché restituiamo le linee principali di questo documento. Ora Potenza con il premio Mondi Lucani. Nel campus Unibas di Potenza, incontro tra gli studenti di economia e politica agraria del corso di laurea in economia aziendale con l'imprenditore di origini lucane Enrico Carretta, premiato nell'ultima edizione del premio Mondi Lucani e chiamato a raccontare la sua storia di successo nel settore agroalimentare e della ristorazione, un filo conduttore dai sacrifici per raggiungere il risultato alla volontà di trasferire competenze e fiducia ai giovani. Sono arrivato a Milano nel 94 per studiare, ho fatto l'università Bocconi,
Dopodiché, dopo una breve esperienza in azienda, ho deciso di lasciare l'azienda e seguire un sogno, una passione, quella dell'agroalimentare. E quindi da lì sono partite una serie di iniziative diversificando in vari settori, dal mondo lattiero-caseario alla pasticceria, ai prodotti da forno, al recuperare la cultura agroalimentare della nostra terra. Dobbiamo ringraziare l'associazione Mondi Lucani per la possibilità che ha concesso ai ragazzi di poter condividere un caso aziendale, una storia, la mia, fatta di tanti valori, tante conoscenze da poter possibilmente replicare e da poter dare la possibilità ai ragazzi di prendere spunto per andare avanti. L'incontro è avvenuto nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Ateneo e l'Associazione Mondi Lucani, che annualmente tributa i corregionali che eccellono in diversi ambiti professionali. Il premio Mondi Lucani alla fine è un modello di economia della conoscenza. Il sapere dei Lucani nel mondo non è più disperso, ma viene convogliato, ritorna in Basilicata. Oggi ritorna nelle aule dell'Università della Basilicata, con cui abbiamo un protocollo d'intesa. Le storie di successo imprenditoriale sono sicuramente uno stimolo per i ragazzi, soprattutto in particolare la storia di Enrico Carretta, che ha preso dei caratteri determinanti della nostra economia, delle nostre produzioni agroalimentari, e le ha trasferite a Milano, quindi portando anche parte della Basilicata nell'economia milanese. Chiudiamo con la premiazione a Firenze del maestro artigiano materano Mario Da Diego. La passione, la creatività e le competenze del materano Mario Da Diego sono state premiate a Villa Bardini a Firenze nel corso della cerimonia Artigianato Oma, un riconoscimento che ha certificato la qualità di oltre 90 botteghe d'arte da nord a sud dell'Italia. Dopo il Vaticano, il Quirinale, l'Arena di Verona e l'esposizione all'estero, per Da Diego arriva dunque un altro riconoscimento. «Sono particolarmente orgoglioso», ha commentato, «di aver ricevuto un premio così autorevole. L'artigianato costituisce un grande valore socio-economico per il territorio, e aver saputo coniugare il valore della tradizione con l'innovazione e la capacità di sapersi mettere in gioco in quelle che appaiono come sfide insuperabili è stata un'intuizione vincente che mi ha reso profondamente fiero dei traguardi lavorativi raggiunti. Nel corso della cerimonia è stato anche presentato il nuovo volume Artigiano Oma edizione 2021, dedicato ai mestieri del saper fare, una guida che recensisce oltre 500 botteghe del fatto a mano, utile per conoscere le peculiarità di ogni territorio e le maestranze attive dedicate alle tante discipline artigianali. Anche il maestro artigiano Mario Da Diego mette a disposizione da sempre la sua esperienza tenendo corsi di cartapesta e ceramica all'interno dei suoi laboratori. È davvero tutto, grazie per averci seguito, a domani.